Il centrodestra pugliese cerca una sintesi sulle comunali, lo ha fatto con i big regionali all'inizio della settimana, provando a incastrare tutti i tasselli per le partite di Foggia, Lecce e Bari, e in queste ore prova a farlo anche nella capitale, dai cui tavoli dovrebbe arrivare a breve il sigillo sul nome del candidato per il capoluogo dauno, l'ex assessore regionale Leo Di Gioia, che piace ad azzurri e moderati, la senatrice di Fratelli d'Italia Anna Maria Fallucchi, e il numero uno cittadino della Lega Antonio Vigiano, sembrano arrivati all'ultimo miglio, meno probabile invece che rispunti il nome del vice del Consiglio regionale di Via Gentile Gian Nicola De Leonardis. Da quella fumata bianca dipenderà anche quella per il candidato di Bari. Nelle ultime settimane, infatti, il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato ha tolto dal tavolo il nome del senatore Filippo Melchiorre, primo dei papabili, un fatto di serietà e di mandato elettorale da non tradire, ha spiegato. Nessun disimpegno dunque, ma non sarà lui a correre in prima persona e difficilmente sarà il forzista Francesco Paolo Sisto, per lo stesso motivo, tanto più dal momento che ha pure i gradi di viceministro alla giustizia. Nessuna spartizione, hanno chiarito i segretari regionali, ma anche dal partito che esprimerà il nome del candidato foggiano dipenderà la volontà o meno di Fratelli d'Italia di tenere il cerino a Bari, tenuto conto che a Lecce potrebbe arrivare un ex AN come Ugo Lisi, una manciata di ore insomma, e poi il primo tassello potrebbe andare al proprio posto.